ricercatori ne sono quasi sicuri. La superficie di Marte è stata scolpita dalla cenere e dalla lava espulsa nel corso di migliaia e migliaia di anni da alcuni vulcani esplosivi giganti, soprattutto nell'area chiamata Rabbia Terra, una regione dell'emisfero nord del pianeta rosso. Due esperti del Natural History Museum di Londra, che hanno pubblicato ieri la loro ricerca su Nature, hanno studiato le caratteristiche di alcuni vulcani simili a quelli che si possono trovare nel Parco Nazionale di Yellowstone. Dai dati raccolti si capisce che i crateri in quell'area di Marte sono il risultato di una grande e violenta eruzione vulcanica. Uno dei più antichi vulcani studiati dai ricercatori è Eden Patera, il primo di una lunga serie di crateri irregolari della regione Rabbia Terra, dove sono stati trovati grandi depositi di materiali la cui origine non è stata ancora confermata, anche se quella vulcanica è l'ipotesi più accreditata. In realtà non sono mai state trovate prove evidenti dell'esistenza di vulcani, soprattutto nella zona equatoriale. Quando si parla di supervulcani o di vulcani giganti, si deve pensare che questi possono espellere fino a 1000 km cubici di materiale durante una sola eruzione, proprio come quelli che si trovano a Yellowstone, ben diversi dall'Etna o dal Vesuvio. I crateri si formano molto spesso a causa del collasso della caldera. A differenza di quelli di più recente formazione, è possibile che i primi vulcani fossero molto più esplosivi e abbiano formato strutture simili a quelle che vediamo ora in Rabbia Terra. La teoria potrebbe essere confermata se si pensa che all'inizio la superficie di Marte doveva essere molto sottile e ciò avrebbe consentito al magma di salire più rapidamente prima di rilasciare gas all'interno della crosta. Se altri studi futuri dovessero confermare queste ipotesi, cambierebbero radicalmente le teorie sul clima, su come si sia formata l'atmosfera e su quanto la superficie di Marte potesse essere abitabile.